Merano è una città dove tante culture hanno lasciato le loro tracce. Iniziamo con i Romani, che hanno chiamato Merano Castrum Aiense. Poi ogni cultura che è venuta a Merano ha lasciato la sua architettura, e la cultura dopo che è venuta, in parte magari per rispetto per il passato, ma in parte anche per una certa pigrizia forse, ha lasciato tanti edifici. E oggi la città è un mix tra tanta architettura, tra tanta cultura. Ecco perché qui si ha la sensazione di essere in tanti luoghi diversi allo stesso tempo. Ma un comune denominatore c'è, basta alzare lo sguardo. Cultura e natura, una ricetta senza rivali. Camminare per Merano vuol dire camminare in mezzo alla storia, camminare in mezzo alla natura, vuol dire perdersi con la natura, perdersi con se stessi. La varietà dei vini a Merano e dintorni è tale che anche il palato più esigente sarà certamente soddisfatto. Il clima qui non è mite solo per gli uomini, ma anche per i vitigni. E infatti ci sono così tante specialità che c'è il rischio di perdersi. E dopo aver scoperto e conosciuto Merano, entriamo nel Palazzo del Kurhaus, che è sede da anni della manifestazione Merano Wine Festival e Gourmet. È stata anche la prestigiosa sede appunto del Kurhaus ad ospitare la serata di gala, che ha visto protagonista la provincia di Fermo, la Camera di Commercio di Fermo e tutti quelli che sono stati i produttori del territorio. Tra gli ospiti, il presidente dell'azienda speciale della Camera di Commercio di Fermo, Nazareno Di Chiara, l'assessore provinciale al turismo Guglielmo Massucci e lo chef Sandro Pazzaglia. Una serata che ha visto la partecipazione di centinaia di ospiti internazionali e basata su un menù di eccellenze provinciali fermane, preparato dalla cucina guidata da Ottavio Pellini e Sandro Pazzaglia, mentre gli allestimenti sono stati curati dalla Top Catering di Gianni Lamponi. Si è partiti con l'aperitivo presso la rotonda del Kraus, dove sono state servite ostriche offerte dai fratelli Maroni di Pedaso, le olive della cantina Fermanella, farcite di pesce, gamberi fritti, il tutto bagnato dalle bollicine della cantina Velenosi. Per antipasto è stata la volta di un carpaccio di manzo alle erbe aromatiche dei Monti Sibillini, poi gli immancabili maccheroncini di Campofilone della ditta Marcozzi, quindi i medaglioni di piccione con ripieno tartufato. È stato questo il piatto simbolo della serata di gala della tradizione culinaria della provincia di Fermo. Serviti a tavola anche vini delle imprese locali, Santa Liberata, Maria Pia Castelli e Madonna Bruna. In 20 anni fa abbiamo un po' inventato per scherzo, così tra tre amici, questo evento che era nato invitando i produttori. Abbiamo invitato 50 produttori di altissima qualità a venire a Merano a farci assaggiare i loro prodotti. È stato un successo, il primo evento, e questo ci ha incentivato, me personalmente, ad andare avanti in questo percorso in tutti questi anni, cercando sempre di migliorare, cercando sempre di cercare il meglio sul mercato, andando a visitare produttori e un po' mettendoci la mia anima in questa casa bellissima che è il Kurhaus. E devo dire che sono molto molto orgoglioso e anche emozionato. Perché le Marche e il Fermano sono enogastronomia, sono calzature, sono cappello, artigianato artistico, e noi abbiamo la fantasia e la creatività che ci ha unito a Merano. Per questo siamo qui e continueremo ad essere. Una scommessa che noi abbiamo voluto fare tre anni fa, quando qualcuno ci aveva proposto di venire a Merano. Veramente all'inizio ci siamo chiesti: ma cosa andiamo a fare a Merano? Lo dicevo nella conferenza stampa, l'ho detto anche prima, su condividendo alcune riflessioni. Quando poi ci siamo resi conto che questa poteva essere una vetrina importante, dove poter varcare le soglie del Fermano e portare tutte le nostre ricchezze, le nostre tipicità, le nostre calzature, i nostri cappelli, il nostro artigianato artistico e tutto quanto, la promozione turistica e quanto di bello avevamo e poteva essere una vetrina veramente importante, è stata una carta che ci siamo voluti giocare. Stasera sono veramente soddisfatto.
penso che si noti anche questa mia soddisfazione, perché è stato un momento toccante, un momento particolare in cui veramente il Fermano è stato protagonista. Ci siamo sentiti veramente apprezzati, ecco, questo è il sentimento che io mi sento così di esprimere, il ringraziamento che mi sento di esprimere alle aziende che insieme a noi hanno voluto condividere questa esperienza. Una serata di gala che è iniziata in un modo alquanto spettacolare, con un vero e proprio spettacolo di luci e raggi laser che dal mondo mano a mano hanno prima riprodotto le 12 stelle europee e poi sono scese in Italia per inquadrare Merano inserita all'interno della regione Trentino Alto Adige. Da 3 anni c'era in particolare la provincia di Fermo, ha voluto sposare questa iniziativa proprio cercando di mettere in scena il proprio territorio. Io ho cercato di offrire questo palcoscenico del Merano Wine Festival ed è stato un successo, devo dire, tale che anche a me ha convinto e devo dire sono anch'io innamorato di questo territorio che è Fermo, che quest'anno ho fatto anche le ferie direttamente lì perché mi trovo molto bene. È un territorio particolare non solo per i prodotti, non solo per il vino, ma anche per la gente che ci vive. Ci siamo conosciuti, ci siamo apprezzati, siamo diventati amici e veramente poi è nata un'amicizia che è andata oltre la stima, queste due realtà così diverse ma così unite. Dicevo prima, noi abbiamo apprezzato dai meranesi e di Merano l'organizzazione, le idee, pensare in grande, pensare a grandi progetti. Ma noi abbiamo voluto raccogliere questa sfida perché a Fermo e nel Fermano c'è la creatività, c'è l'inventiva, c'è la gioia, c'è la partecipazione, c'è sicuramente il bello e l'importante che si può trovare anche nelle piccole cose, soprattutto nelle piccole nostre aziende che sono piccole e medie aziende, ma proprio nelle piccole e medie aziende c'è il bello, c'è il creativo, c'è la tendenza, c'è la moda. Per questo abbiamo fatto scuola nel mondo, voglio dire, noi del Fermano. Direi che ci è mancato valorizzare quanto di bello avevamo fatto. Ecco, Merano è diventata per noi una vetrina importante per fare in modo che il nostro territorio, i nostri prodotti avessero veramente il valore che meritano. Riteniamo che sia una vetrina importantissima per promuovere il nostro Fermano e i produttori del Fermano, perché noi abbiamo tanta moda, tanto artigianato, enogastronomia, e questa sera ne abbiamo dato una dimostrazione con il gradimento di tutta questa sala, e credo che il Fermano oramai sia parte integrante del Merano Wine Festival. Questa amicizia prima di tutto nasce per l'amore che si ha con le grandi produzioni della nostra terra, che ha qualcosa di splendido. Forse noi delle volte siamo sordi a questi richiami, ma quando riusciamo a posizionarci e a sintonizzarci con queste cose, riusciamo veramente a servire e a far gioire i nostri ospiti, perché queste eccellenze permettono dei risultati rispettandole di grandi prestigio. Non si può non emozionarsi di fronte a questa accoglienza che Merano, la città di Merano, il Wine Festival ci riserva a noi del Fermano. E questo momento credo che appartenga proprio ad una comunicazione veramente efficace. Siamo stati, diciamo, meravigliati anche con una proiezione che ci ha coinvolti interamente, con delle autostrade cromatiche bellissime. Possiamo dire che si sta creando un modello di comunicazione da esportare, un modello che funziona.
Direi proprio di sì, è un modello che noi abbiamo fatto nostro, che lo abbiamo così esportato in altre occasioni, abbiamo partecipato adesso all'Obub e di recente a Mosca, anche lì abbiamo portato le nostre tipicità, abbiamo voluto essere vicini alle nostre aziende, alla nostra collettiva, ve lo voglio ricordare, la più importante d'Italia, su un mercato così importante come quello russo, lo abbiamo fatto al MICAM e a Milano. Lo abbiamo fatto in tante altre manifestazioni, Fermo Promuove quest'anno è stata protagonista in ben 17 iniziative importanti insieme alla Camera di Commercio, alla Giunta Camerale, al Presidente Di Battista che insieme a noi ha condiviso tutte queste esperienze. Sicuramente abbiamo fatto il possibile, ci dicono che lo abbiamo fatto bene. Ecco, lei parlava di modello da esportare, direi proprio di sì, è un modello che noi vogliamo ripresentare in altri ambiti presentando il nostro territorio, seppur in manifestazioni specifiche di settore, presentarlo nella sua interezza con tutte le sue ricchezze. Sala del Kurhaus che il giorno dopo la serata di gala è stata trasformata per ospitare i tanti imprenditori e i tanti operatori provenienti da tutto il mondo. Per quanto riguarda le eccellenze marchigiane e quelle delle altre regioni italiane, a loro è stato riservato un apposito spazio appunto per farli conoscere al grande pubblico. Abbiamo portato i prodotti enogastronomici perché di questo si tratta, ma abbiamo portato le calzature, abbiamo portato le borse, abbiamo portato gli accessori, abbiamo portato tutto ciò che di meglio c'è, quindi cerchiamo di uniformare i nostri ragionamenti, dare coerenza alle nostre iniziative, insomma mettere questi brand complessivamente dietro una serie di iniziative e portarli nel mondo. Allora io qui presento il tartufo dei Monti Sibillini che è poco riconosciuto in zona, in giro, e in più mi fa molto piacere fare questa manifestazione, un'esperienza nuova per far conoscere i prodotti delle nostre montagne. La cosa ci fa molto piacere che la Camera di Commercio si sta muovendo per promuovere di più questo prodotto. Dobbiamo dire solo grazie a questa gente. Noi, tramite la Camera di Commercio di Fermo che ci ha dato un input per partecipare qui a un festival, con il nostro prodotto d'eccellenza, un prodotto del nostro territorio, della nostra cultura, è il vino cotto. Speriamo di avere dei successi sia per la nostra azienda sia per altre aziende che si sono dedicate al vino cotto, perché questo veramente fa parte della nostra cultura fermana, marchigiana. E io ci tenevo a venire soprattutto perché questo prodotto è un prodotto tipico proprio dalle nostre parti, ma è poco conosciuto nel resto d'Italia. Quindi mi farebbe piacere che, come tante altre cose presenti in altri territori, ci sia questo scambio di prodotti, i nostri prodotti che vale veramente la pena di assaggiare. Ringraziamo la Camera di Commercio di Fermo perché comunque sia anche per il secondo anno ci ha dato l'opportunità di venire a questo bellissimo evento. Noi abbiamo portato dei prodotti come del mare e stiamo valorizzando questo prodotto in collaborazione anche sempre nello stesso territorio in modo tale che la gente possa assaggiare dei prodotti che qui non ha. Merano è un evento di risonanza a livello internazionale. Quindi sicuramente è una fiera di prestigio e noi vogliamo far conoscere i nostri prodotti sia a livello nazionale che internazionale. E ringraziamo veramente la Camera di Commercio di Fermo che sta avendo delle iniziative importantissime e questo dà una grande visibilità al territorio marchigiano, che è un territorio di grandissima potenzialità però molte volte inespresse perché non viene conosciuto. La cosa importante è che finalmente si può portare fuori dal nostro sempre
semplice confine dell'ortigello intorno casa per farci conoscere anche a distanza, in posti dove non possono avere le stesse cose che possiamo sempre consumare noi direttamente lì a casa. Beh, diciamo che innanzitutto la Camera di Commercio fa bene a promuovere queste iniziative, quindi a incentivare i produttori marchigiani e soprattutto del Fermano e dell'Ascolano, anche perché credo che noi tutti i produttori siamo riusciti ad arrivare ad un livello abbastanza importante come qualità di prodotti, e quindi credo sia importante far conoscere che anche noi siamo diventati bravi. Siamo venuti qui a Merano per promuovere i nostri ottimi prodotti e quindi questa senz'altro è un'ottima occasione per farli conoscere. Ci siamo specializzati nella biscotteria, nella cioccolateria e il nostro punto forte è anche il panettone, visto che poi siamo vicini al Natale. Tutto ciò che noi produciamo sono peccati di gola, però fanno bene. Dico che il mondo entra in una borsa e quindi attraverso la borsa possiamo capire anche la contemporaneità, ciò che viviamo. Per una donna la borsa è un contenitore importante, è il contenitore degli affetti, delle emozioni, delle esigenze. La cosa interessante è che la Camera di Commercio sta portando avanti un bellissimo discorso di eccellenze per il nostro territorio, le varie lavorazioni che sono lavorazioni completamente fatte a mano. I pellami vengono tutti trattati da me, basta un po' di fantasia, basta un po' di buon gusto, più che altro basta l'amore, ci vuole l'amore per questo mestiere, perché se non c'è amore per questo mestiere non lo puoi fare a questo livello, non esiste che lo fai a questo livello, anche perché è un mestiere duro. Per noi è la prima volta venire qui, eravamo stati tante volte invitati, non eravamo mai riusciti a venire. Quest'anno con la Camera di Commercio siamo venuti e abbiamo trovato una realtà che non pensavamo così importante, una vetrina bella e soprattutto molto ma molto visitata, ecco. Per me questa è la prima esperienza a Merano Wine Festival, però pubblicizziamo sempre di più i nostri prodotti come la vongola, ora abbiamo anche l'ostrica nostrana che proprio ieri sera qui l'abbiamo offerta alla cena di gala e so che ha avuto un ottimo successo. E siamo contenti di aver fatto anche sinergia con la Camera di Commercio, perché è importante essere insieme e perché insieme si può arrivare anche espatriare sempre di più i nostri prodotti. È un prodotto ancora artigianale, dove realmente molte fasi della lavorazione sono prettamente fatte a mano. È un prodotto tipico, riconosciuto dalla Regione Marche, un'eccellenza del territorio. Noi siamo molto contenti comunque di essere un anello di queste aziende che la Camera di Commercio ha selezionato e portato qui al Merano. Oggi diciamo che la vetrina espositiva, il prodotto viene acquistato per due motivi, uno per il discorso del fabbisogno e un altro per il discorso emozionale. Noi cerchiamo di creare delle teche che creano emozione insieme all'oggetto che è dentro, quindi valorizzare l'oggetto con la vetrina stessa. Cerchiamo di curare la forma e soprattutto con l'aiuto della luce valorizzare l'oggetto, quindi creare quell'emozione. Diciamo innanzitutto con l'occasione ringrazio la Camera di Commercio che mi ha dato la possibilità di essere presente in questa vetrina. Se vogliamo lavorare in squadra e nel territorio e valorizzare il territorio, penso che è un canale fondamentale per i prossimi anni che penso saranno abbastanza difficili. Insieme si vince. Io direi i nostri operatori tornano soddisfatti, hanno avuto un palcoscenico di eccezione, un palcoscenico europeo. Merano è una città per eccellenza che accoglie turisti da tutte le parti del mondo, ma anche operatori economici per l'iniziativa. I nostri operatori, ma questo per la verità lasciatemelo dire era scontato, hanno portato prodotti di altissima qualità, hanno lasciato letteralmente a bocca aperta, si può dire, coloro che hanno assaggiato i nostri prodotti enogastronomici, ai nostri vini che quest'anno, ci tengo a dirlo, sono stati selezionati tra 1200 vini, quindi qualcosa di veramente di alto livello.